Mi sono corretto in tempo. E da giovane qual è? Vedi che è portantoso, sfida, provoca. Meno male che il sindaco è famoso per la sua moderazione, per la sua tranquillità, per il suo saper stare bene in campo. E per stare bene in campo. Adesso faccio il nostro lavoro, tutti in punto, chiude la serata, il sindaco di Casoli, il dottor Enzo Castro. Grazie di essere qui. Le conclusioni toccano a me. Io concluderei con fine. Finalmente questa storia, abbiamo messo una pietra su un vale che non se ne parlerà più. Lasciamo perdere presente, passato. È una grossa vittoria e che io non darei a nessuno, ma darei a tutti quanti. Perché nel mio ideale c'è sempre un gioco di squadra. La vittoria, come diceva il dottor Barracco, io mi unisco, è soprattutto dei cittadini di Arpino, che hanno lottato tantissimo. Vedo l'avvocato Luisa Santillo, vedo l'avvocato Luigi Di Palma, non c'è, che sono stati, diciamo, i fautori e i legali di questa grande lotta che ha fatto il Codro. Però noi siamo una squadra, quindi il merito va a tutti. Certamente nella squadra abbiamo anche la punta, che fa gol e noi ne approfittiamo, perché segnando abbiamo i tre punti e vinciamo. Quindi è una vittoria di tutti noi, perché voi di Arpino ci avete pungolato. Io durante la campagna elettorale sono venuto qua e la prima cosa che mi chiedevate, come diceva Pasquale, la spazzatura e le biomasse. Con le biomasse ci siamo riusciti. Ringrazio una sorta il dottor Barrazzo, perché se non ci riuscivamo mi toccava legarmi davanti alla centrale con la striscia di colore per non farti andare avanti, carissimo dottor Barrazzo. Purtroppo era quella la realtà. Allora mi avete evitato una grossa tutta le mani. La comunicazione, forse siamo poco comunicativi, cioè fa parte del carattere non ostentare determinate cose, però stasera questa doveva essere una conferenza stampa, Tommaso. Invece guarda qua che c'è. Quindi stasera ha funzionato, ma funziona perché? Ha funzionato perché è un interesse comune, è un interesse che interessa da vicino, interessa da vicino tutti quanti. Noi parlavamo con la centrale di Omasse di salute, fa male, non fa male, è l'alternativa, è il futuro, è il passato. Però il dottor Montanari ci ha dato tante di quelle paure con le nane particelle, che è meglio chiuderlo. La seconda vittoria che l'Ari ci dà e che ci fa fare gol, chiudiamo le domande, però abbiamo un grande cammino, vero dottor Barrasso? Lei ci assicura che sul territorio avremo un grande investimento da parte dell'Ari per questa realizzazione. Così faremo contento certamente gli abitanti di Lufrano, quale non si allagheranno più. Quindi sono delle cose positive. E io direi che noi chiediamo anche un'altra cosa, perché qua in sala vedo tantissimi amici miei che mi hanno accompagnato per tutta la campagna elettorale con i loro striscioni. Stasera non vedo lo striscione, però sono presenti. Spero che questo grande investimento vada nella loro direzione di procurare posti di lavoro non solo per loro ma per tutti i disoccupati di Casoli. Allora in questi tre mesi che poi diciamo agosto non c'è stato, mi sento quotidianamente questa risposta: ma cosa stai facendo? Cosa state facendo? Non state facendo nulla, assolutamente nulla. Invece posso assicurare che stiamo lavorando tantissimo. Vi posso anticipare che ieri mattina, dopo aver recuperato tutte le carte, tutti i progetti, con grande difficoltà, grazie al nostro dirigente Alfonso Sedà, siamo andati a consegnare alla Regione i progetti del Più Europa. Quindi è un passo avanti che facciamo, entro fine mese probabilmente andremo a firmare la convenzione con la Regione. Quindi è una cosa importantissima, altro sviluppo per Casoli. Un punto negativo, dolente probabilmente, sarà l'ovulo commerciale, la cittadella del benessere, chiamiamola così,
in cui con la crisi che c'è diciamo sono un po' scappati gli investitori. Però noi non disperiamo, stiamo lavorando anche in questo senso, cercando, io le sigle poi non mi affeziono, i poli con investimenti europei, regionali, dove possiamo arraffare stiamo sopra al problema. Quindi penso che la benevolenza verso l'essere aggiunti ci vuole, ma non per il sindaco, ma per tutti loro che stanno lavorando. Grazie.